Salve a tutti, eccoci qua per una nuova puntata di Green Economy, il focus sull'eccellenza delle aziende italiane con un occhio particolare al green e al bio. Questa settimana siamo stati a Bologna, ma ce ne parlerà meglio Luca Bello. E riparte Green Economy, riparte da Bologna, esattamente in una delle fiere più sentite, quella di Sana, dove appunto si parla di biologico, si parla di green, ma soprattutto si parla di ripartenza perché c'è un nutrito pubblico che anche quest'anno è riuscito a intervenire a questa bella manifestazione. Guarda il servizio. Siamo insieme al direttore Domenico Lunghi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto complimenti perché in un periodo così delicato organizzare un evento di questa entità sembra quasi impossibile. Sì, noi siamo molto contenti, abbiamo 1150 aziende che sono presenti a Sana, Cosmofarma e On Beauty by Cosmoprof, che sono tre manifestazioni che sono visitabili con lo stesso biglietto d'ingresso. C'è tanta roba da vedere, ci sono tantissimi contenuti convegnistici e quindi credo che per un visitatore ci sia appunto un'opportunità di approfondire molte tematiche, dal settore food biologico rigorosamente certificato al mondo della cosmesi biologica e naturale che presentiamo a Sana e poi anche a tutto quello che viene presentato alle due manifestazioni che sono in contemporanea. La cosa che ovviamente è interessante è che comunque le persone sono intervenute veramente in maniera molto corposa anche in questa occasione. Sì, perché comunque c'è molta voglia di ripartire. La sensazione che comunque è giusto avere venendo qui è quella della sicurezza, perché come diceva giustamente lei, a parte l'obbligo del Green Pass, ci sono moltissime procedure che sono state implementate, che sono obbligatorie, c'è un protocollo a livello europeo che è stato condiviso. Noi già l'anno scorso abbiamo organizzato, malgrado non ci fosse nessuno vaccinato, un evento Sana a ottobre del 2020, quindi abbiamo un po' di know-how sia per la gestione della ristorazione, per la gestione anche dei padiglioni, c'è un ingresso d'aria forzata per impedire che ci possano essere dei problemi con il ricambio. Abbiamo appunto messo il controllo di temperatura con dei termoscanner in continuo. Abbiamo fatto degli investimenti significativi, non solo noi come Bologna Fiere, ma tutto il sistema fieristico italiano, perché è indispensabile garantire ai visitatori la massima sicurezza. Grazie ingegnere e buona fiera. Grazie a voi e venite volentieri a visitare la manifestazione in sicurezza. Grazie ancora. Ci troviamo qui in compagnia del signor Armando Menicacci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'azienda si chiama Lanificio Idealtex ed è di Montemurro Prato, quindi siamo nella Toscana, nel cuore della Toscana, un'azienda che è longeva perché da quanto tempo è che l'ha costituita? Siamo nati nel 95, siamo nati negli anni diciamo quasi del boom fiorente del tessile e abbiamo subito iniziato a lavorare con il mercato estero, che è principalmente il nostro mercato di sbocco. Ecco, ancora il 99% lavoriamo con paesi d'Europa e fuori Europa anche. Perfetto, bene. Poi tra l'altro, giustamente come sottolineava, siete partiti nel momento boom, poi invece piano piano diciamo, l'azienda si è evoluta perché ovviamente le mode e i tempi cambiano, ma soprattutto avete una grande particolarità perché questo nuovo vostro marchio, che andremo poi a conoscere, è un marchio dove voi utilizzate anche tessuti riciclati. Sì, allora col passare degli anni ci siamo adeguati sempre un po' alla richiesta del mercato, perché si sa il mercato del tessile questi ultimi anni ha avuto alti, bassi, cambiamenti di richieste di tessuti particolari. In questi ultimi anni ci siamo diciamo buttati sul prodotto riciclato, 100% riciclato. Abbiamo creato una nuova linea che non è una linea di tessuti per abbigliamento, ma è una linea di plaid, un classico plaid da divano con i classici peneri come andava qualche anno fa. E abbiamo riscontrato una buona richiesta sia sul mercato estero e sul mercato interno, perché abbiamo anche un sito online dove vendiamo online, il cliente può scegliere tra le varie fantasie. La composizione di questi tessuti è sempre la stessa, ha una percentuale di lana e poi altre fibre, però sono esclusivamente filato riciclato. Giustamente, riciclaggio sì, qualità sì e soprattutto sono, diciamo, pezzi che si respira proprio la vera
il vero toscano verace, perché è tutto confezionato, come diceva prima, a chilometro zero. Esatto, tutto a chilometro zero. Viene preso gli stracci, vengono divisi dai cenciaioli a colore, vengono rilavorati, viene fuori il filato e dal filato si tesse e si rifinisce. Abbiamo degli stabilimenti di finissaggio in Prato che non sono da nessuna parte. E poi ricordiamo il Made in Italy, importantissimo, soprattutto importante, dato che il commercio e soprattutto l'economia è in continuo divenire, anche magari in prospettiva futura, se avete già coniato qualcosa di particolare nel futuro imminente. No, particolare no, cerchiamo di ottenere sempre dei marchi che garantiscono il nostro prodotto, che è di qualità, tipo la tracciabilità del prodotto italiano, tipo l'associazione dell'Astrica e del riciclato pratese, del Gobla, la Recycle Standard, che è un marchio internazionale, quello lì, ecco, cerchiamo di puntare su questo prodotto certificato, ecco. Bene, grazie Armando e buona fiera. Grazie anche a voi della visita. Quest'oggi qui a Sana, perché la mentalità è quella di un'alimentazione sana, biologica? Sì, sicuramente da qualche anno, anche noi veniamo dal Canada, Toronto, da qualche anno c'è più attenzione verso i prodotti biologici e naturali, proprio perché si predilige un'alimentazione sana, un po' più pulita, meno inquinata. Quindi in Canada ritieni che siano più avanti su questo settore oppure no? Ma no, in realtà no. L'Italia... L'Italia è avanti, diciamolo. Sì, no, l'Italia è più avanti rispetto nel cibo, soprattutto nel cibo è molto più avanti rispetto ai paesi esteri. Senti, tu mi sembri molto più italiano che canadese. No? Sono solo italiano. Sì, solo italiano. Vivo in Canada, ma sono italiano. Senti, ma quali sono meglio, le donne canadesi o quelle italiane? Forse attento, vanno bene entrambi. Coglio. Va bene. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. In questo momento ci troviamo insieme a Luca Battaglioli, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di essere venuti. Della Gritour, che dal 1989 è una cooperativa agricola di trasformazione. Sì, ci troviamo nel comune di Lizzano in Belvedere, provincia di Bologna, all'interno del parco regionale del Corno alle Scale, posti bellissimi. Allora, la particolarità della vostra cooperativa è che, possiamo dirlo, è tutto chilometro zero, perché tutto quello che trasformate proviene dai vostri soci e dai vostri affiliati. Esattamente, noi conosciamo nome e cognome di ogni singola persona o referente dell'azienda agricola che conferisce alla cooperativa agricoltura o frutta o miele, che sono le materie prime che maggiormente trasformiamo. Quali sono i prodotti che solitamente mettete in commercio? I nostri punti di forza sono le confetture, sia con lo zucchero di canna e pectina, sia senza zucchero e senza pectina, e anche mono ingrediente, l'ultima novità che abbiamo fatto, che sono costituite esclusivamente da frutta, e poi anche succhi di frutta. Allora, diciamo che la tendenza delle abitudini delle persone sta decisamente cambiando, si sta avvicinando sempre di più, accarezzando il discorso bio e green. La vostra azienda come sta cambiando in questo versante? Per quanto riguarda il green, partendo dal discorso che internet ha permesso alle persone sia di documentarsi anche sulla qualità dei prodotti, perché ottenere delle risposte via internet adesso è abbastanza facile, però ha permesso anche di incrementare notevolmente la vendita online sul nostro sito. E abbiamo investito appunto su questo, comprando anche una macchina che ci permette di eliminare l'imballaggio, che anni fa mettevamo delle odiosissime chips di plastica che sono molto inquinanti. Abbiamo comprato questa macchina che ci permette di fare delle scaglie di cartone per l'imballaggio, e quindi abbiamo abolito praticamente la plastica, l'uso della plastica. Adesso avete tantissima richiesta, per cui necessita anche un magazzino più grande. Esattamente, purtroppo dobbiamo fare, dico purtroppo perché i soldi non sono mai abbastanza, dobbiamo fare un investimento per fare un magazzino adiacente al laboratorio che abbiamo, molto più grande, per essere molto più tempestivi nelle consegne. Bene, grazie Luca e buona fiera. Grazie a voi, buon proseguimento. Allora, ci troviamo insieme a Michela Ballotti. Ciao Michela. Ciao. È la testimonianza del fatto che nel 2016 avete vinto il mirtillo oro nero. Sì, siamo stati i primi classificati durante un concorso fatto dalla Camera di Commercio di Modena. 24 aziende che lavoravano mirtilli, e il nostro è arrivato primo.
il più ricco di Antociani, il top dei top. Esatto. Senti, poi tra l'altro tu hai la particolarità, dato che siete tutti diciamo in famiglia, di allestire gli stand, e sei veramente molto brava, forse più brava di quelli che lo fanno realmente per lavoro. Questo non lo so, diciamo che Agritour si arrangia in tutto, anche il marchio, l'etichetta, tutto quanto è stato costruito da noi e quindi è tutto fatto in casa, diciamo. Bene, grazie Michela e buona fiera. Grazie a voi, grazie a voi, ciao. Agritour, dal 1989, passione biologica italiana. Sull'Appennino tosco-emiliano lavoriamo e trasformiamo frutta selvatica come il prezioso mirtillo nero o, conferito da soci, confetture, succhi, liquori e tanto altro. Natura e qualità a portata di mano. Visita il nostro sito. Bene, per oggi è tutto e se volete rivedere la puntata, partecipare al programma o avere altre informazioni, vi consigliamo di guardare il nostro portale www.greeneconomytv.com. A presto!